Quando è asciutta non la buchi. Qualsiasi attrezzo che tu hai la presunzione, anche stante la potenza dei trattori, di ficcarlo giù, lo sputa. Quando è bagnata ti si appiccica come se fosse una colla. Corrode gli attrezzi, per esempio un estirpatore, le punte, le mangia come se fossero burro. Ma è fantastica, è una terra forte, vigorosa. La vite ci sta da Dio, lì non soffre siccità assolutamente. Stranamente, dico io, perché se chiude, stronca le radici. No, perché se il viticoltore è abbastanza intelligente da fargli una grattatina sopra sopra, affinché i raggi del sole non penetrano, ti mantiene quell'umidità nel sottosuolo sufficiente che anche nelle annate peggiori, tipo 2003, un caldo feroce, qualcuno ha vendemmiato a agosto, sanguinito ha vendemmiato ad ottobre. La ragione c'è, quella terra l'accompagna fino in fondo.